ambire a diventare servitore di Cristo, proprio come fece il Figlio di Dio diventando servitore di tutti. È questa la missione del diacono che Papa Francesco ha tratteggiato nell'omelia della messa per il Giubileo dei Diaconi in Piazza San Pietro lo scorso 29 maggio. Il pontefice si è rivolto a loro nella ricorrenza dei 50 anni della reistituzione del diaconato permanente grazie al Concilio Vaticano II e li ha richiamati ai fondamenti dei loro doveri sacri. Il discepolo di Gesù non può andare su una strada diversa da quella del Maestro. L'ambizione del diacono non può essere diversa da questa, perché lui non è un semplice amministratore della parrocchia, ma un servitore del popolo di Dio nel ministero dell'altare. Chi serve non è schiavo dell'agenda che stabilisce, ma è docile di cuore, disponibile al non programmato, pronto per il fratello e aperto all'imprevisto, che non manca mai e spesso è la sorpresa quotidiana di Dio. Il servitore sa aprire le porte del suo tempo e dei suoi spazi a chi gli sta vicino, anche a chi bussa fuori orario, a costo di interrompere qualcosa che gli piace o il riposo che si merita. Il servitore trascura gli orari. A me fa male al cuore quando vedo orario nelle parrocchie, da talora a talora, poi non c'è porta aperta, non c'è prete, non c'è diacono, non c'è laico che riceva la gente. Questo fa male. Trascurare gli orari. Avere questo coraggio di trascurare gli orari. È testimone di Gesù chi si comporta come lui, cioè chi serve i fratelli e le sorelle senza stancarsi della vita cristiana, perché è una vita di servizio. Tra le parole del Papa che sono rimaste nel cuore dei numerosi diaconi presenti, servizio, mitezza e disponibilità. Questi sono anche i tratti miti e umili del servizio cristiano, che è imitare Dio servendo gli altri, accogliendoli con amore paziente, comprendendoli senza stancarsi, facendoli sentire accolti, a casa, nella comunità ecclesiale dove non è grande chi comanda ma chi serve senza sgridare mai. Ci farà bene pregare con fiducia ogni giorno per questo. Chiedere di essere guariti da Gesù, di assomigliare a Lui, che non ci chiama più servi, ma amici. E quando servite alla mensa eucaristica, lì troverete la presenza di Gesù che si dona a voi, perché voi vi doniate agli altri. Sono circa 45.000 i diaconi in tutto il mondo che operano accanto ai sacerdoti e tra la gente portando una testimonianza di fede e di carità, con una particolare cura verso le famiglie e verso quanti vivono in situazioni di disagio spirituale e materiale. In Italia sono oltre 4.000, la maggior parte di loro sono sposati e impegnati insieme alla famiglia in questa importante missione.